Buon pomeriggio, porgo a voi tutti un cordiale saluto di benvenuto, sia a nome del Cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Vaticana e presidente della Fabbrica di San Pietro, sia a nome mio personale. Grazie per aver accolto il nostro invito. La Basilica di San Pietro ha scelto di prepararsi al Giubileo del 2025 avendo come orizzonte l'enciclica Fratelli Tutti, la quale, come ben sapete, si muove nel solco della dottrina sociale della Chiesa. I temi affrontati e proposti dal Santo Padre nell'enciclica sviluppano la dimensione universale dell'amore fraterno, prendendo ad esempio San Francesco d'Assisi che dichiara beato colui che ama l'altro quando fosse lontano da lui quanto se fosse accanto a lui. Il Papa sottolinea come il buon samaritano del Vangelo di Luca sia un modello sociale per il perseguimento del bene comune da cui è opportuno ripartire per la costruzione dell'ordine politico e sociale mondiale. Questo modello sociale, fatto di prossimità e cura, può essere terreno d'incontro e diventare un punto di partenza condiviso anche con coloro che, pur non professando la fede cristiana, sentono la stessa passione per l'umanità e per la casa comune, la terra. Questa prospettiva ha spinto la Basilica di San Pietro a proporre degli appuntamenti che quest'anno hanno per tema la prossimità e la cura. L'incontro di oggi è il primo e ha per tema, come ben sapete, chinarsi sulla vita. Il chinarsi sulla vita e sulla vita che soffre è l'esperienza che fate tutti voi. Oggi avviamo un percorso che non sappiamo dove condurrà, ma l'incontro, l'ascolto, la conoscenza reciproca e il confronto delle vostre esperienze vitali certamente favoriranno il nascere di una nuova consapevolezza di impegno nel mondo. Allora, ancora benvenuti e buon lavoro. Lascio la parola a Padre Francesco Occhetta che modererà questa giornata, questo pomeriggio di incontro e di amicizia tra noi. Grazie. Bene, benvenuti a tutti anche da parte mia. Grazie per aver accolto l'invito del Cardinale e in fondo anche della Basilica di San Pietro che vive per la prima tappa di 9, come ha detto Monsignor Pepe, per camminare insieme verso questo importante momento che la Chiesa celebra, che è questo, il Giubileo del 2025. Grazie anzitutto a chi viene da lontano, perché avete accettato con molta gioia, anche con tanto sacrificio, il fatto di onorare questo invito e chi ha sfidato il caldo e in fondo chi si è fidato anche della nostra proposta che è stata fatta appunto dalla Fabbrica di San Pietro da una parte e anche dalla Fondazione Fratelli Tutti che è stata istituita dal Papa lo scorso 8 dicembre, di cui il Cardinale è il Presidente. Voi, se mi mandate, se i tecnici mi mandano le mie slide, ho preparato 7 slide, così vi faccio fare un piccolo cammino di parole chiavi appartenenti a mondi diversi, se me la gira, questa è già vecchia, appartenete a mondi diversi ma avete un filo rosso che vi lega, che è appunto la cura. E che è la cura. Il nostro desiderio è far sì che la Basilica di San Pietro diventi per voi un luogo relazionale e di ricerca spirituale, ma anche umana, per sostenerci a vicenda, arricchirci e fare sì che il dono che ciascuno può offrire vinca sulle competizioni che spesso è il criterio che si impone nel mondo, se ci pensate.
Così il nostro stare qui oggi si basa anzitutto su uno stile che, come diciamo il signor Pepe, nutre il nostro incontro, la nostra conoscenza reciproca, l'ascolto tra noi, il dialogo tra noi, lo scambio di esperienze, la condivisione di buone pratiche e poi al tramonto la visita nella Basilica di San Pietro a porte chiuse, solo per voi. Con il nostro stare qui oggi, noi appunto, come dire, se potete girare queste, sì, inauguriamo queste tre tappe, questi tre anni che ci separano dal Giubileo, che avranno come titolo la prossimità e la cura quest'anno, la riconciliazione e la purificazione della memoria, che è il capitolo 7 di questa importantissima enciclica del Papa scritta nel 2020, e poi l'amore politico nel 2024. Allora, grazie anche di cuore ai relatori molto noti, che mi limito a presentare sinteticamente. Anzitutto Monsignor Massimo Angelilli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana, che per molti anni è stato anche cappellano sanitario al Policlinico Universitario Tor Vergata, almeno dal 2010 in poi. Poi abbiamo con noi il professor Tonino Cantelmi, psichiatra, psicoterapeuta, docente e anche scrittore. Ha fondato in Italia la prima scuola di specializzazione di psicoterapia e orientamento cognitivo interpersonale, di cui è anche direttore scientifico. E poi anche direttore sanitario della Casa di Cura San Giuseppe dell'Opera Don Guanella, qui a Roma. Poi saluto con grande stima e affetto la dottoressa Mariella Enoch, che è presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e tra le più note manager del campo sanitario. Dal 2012 è procuratore speciale dell'ospedale Valduce di Como, lo è stata per 10 anni anche per l'ospedale Cottolengo di Torino ed è attualmente membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Don Gnocchi. Insieme a loro approfondiremo il tema della prossimità e della cura che, come esperienza umana e anche spirituale, per costruire fraternità e anche amicizia sociale. Volevo introdurre questo incontro con queste tre parole chiave che vedete io ho messo sulla destra del monitor, della slide, che sono un testo, una parola, che io cardinale, insomma, chi ha organizzato, vorremmo consegnarvi come dono, un'immagine e un affetto. Per il mondo gesuitico l'affetto è in fondo la sintesi tra la volontà e la ragione. Ecco. Allora, il testo è quello che è incluso nel capitolo secondo della enciclica della Fratelli Tutti, dove il Papa legge, commenta, approfondisce, si immerge nella parabola del Samaritano come chiave ermeneutica per il nostro tempo, per curare e fermarci su chi ha bisogno. E ci dice tre cose il Papa, importantissime anche per noi oggi, che fermarsi davanti al bisogno dell'altro significa soprattutto ritrovare se stessi e ritrovare anche le ragioni del perché facciamo questo servizio e curiamo, il fermarsi davanti ai bisogni dell'altro. Il secondo è andare oltre alle culture di appartenenza che a volte ci dividono e ci fanno scontrare, sono i principi delle violenze e delle guerre, ma di rimanere ancorati alla esperienza umana tra persone che la vivono insieme nello stesso tempo nel mondo e hanno la stessa dignità. Terzo punto è riorganizzare la vita sociale a partire dalla compassione che vede i bisogni dell'altro. Ecco, vedete il testo che vi ho messo, non lo leggiamo, lo conoscete bene. Questo è un testo che ha due punti focali nella lettura dell'esperienza della comunità di Luca, quella del fermarsi davanti a un bisogno e quella di, diciamo così, vedere che c'è un uomo che discende da Gerusalemme a Gerico e che incappa nei briganti, che lo spogliano, lo riempiono di colpi, lo lasciano semimorto. È un po' l'esperienza che viviamo noi o che vivono le persone che voi curate. È la sfida di oggi, perché tutte le volte che noi neghiamo la dimensione della fraternità e lasciamo spazio al male, questo ci colpisce, ci lascia semimorti, non risparmia nessuno, entra nel cuore delle persone, però il male si impossessa anche di noi, se ci pensate, dà ciò che promette, ma a chi lo serve obbliga a spogliare le persone, a riempire di colpi e a lasciarle semimorte. La nostra esperienza invece è diversa, è l'opposto, è chi invece si ferma su queste persone che vivono le conseguenze del male. Punto di rottura, se vedete, è il versetto 33.
un samaritano, un nemico e una minaccia per i giudei, si ferma perché si commuove. La commozione è la forma più alta d'amore nella scrittura e noi siamo qui per ricordarcelo, non c'è nessuno che è esente da questo. Per la scrittura non è dire ti amo, ma eccomi. È la forma d'amore più forte per dire ti amo e dire eccomi, come voi state facendo, curando, quando noi vogliamo amare davvero. Allora la compassione diventa un movimento di avvicinamento a chi nella mia vita ha un bisogno, è la forza di non scappare davanti al dolore dell'altro, ed è il prossimo, non è un'idea o una categoria, perché noi molte volte lo separiamo, lo facciamo diventare povero, lo facciamo diventare carcerato, lo facciamo diventare l'immigrato, comunque sempre qualcosa lontana e diversa da noi, ma è una persona che ha un bisogno a me vicino, che è a me vicina. E questa dimensione del bisogno organizza anche la vita sociale politica, che è semplice la vita sociale politica, è organizzare i bisogni delle persone che soffrono. Dunque, noi non abbiamo, diciamo, alternativa. Il Papa ci chiede anche di vivere e di fare un'analisi sui 10 verbi che la parabola ci pone come decalogo della cura, che se li vedete sono alla fine e sono il vedere, si mossa pietà, si avvicinò, scese, versò, fasciò, caricò, lo portò, si prese cura, pagò, fino al 10° verbo, al mio ritorno salderò. Questo è un decalogo così umano, così forte, che proprio perché chi lo vive, vive anche un'esperienza divina, perché il Signore ha fatto così con noi. L'ultima cosa che vi voglio dire, cambiamo la slide, è l'immagine, la penultima, scusate. Noi abbiamo scelto di accogliervi con questa immagine, che è la grandiosa pala dell'altare di Pietro e Giovanni con lo storpio, che vedremo questa sera nella Basilica di San Pietro. Sapete che lo storpio era davanti al Tempio, lo portavano degli amici tutti i giorni e lui chiedeva l'elemosina. Chiede l'elemosina a Pietro, ma Pietro non ha nulla, era povero, e anche Giovanni, però i due si guardano e Pietro tende la sua mano e nel nome di Gesù lo guarisce. E questo alzati e cammina di Pietro, lui dice, non ho né oro né argento, gli dice lo storpio, ma ti do tutto quello che io ho, gli dice. Nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Se andate a vedere la versione in greco, l'alzati è il verbo della risurrezione, il camminare invece è la dimensione di entrata nel Tempio, perché lui che non poteva possa avere una relazione vera con il Signore stesso. Allora, questa, guardate che energia ha questo quadro. Ci sono 16 angeli e 24 persone, tra bambini, donne e uomini, che sono intorno a Pietro e Giovanni, che vivono questo atto della cura e concretizzano il brano del Samaritano. L'ultima cosa che voglio dirvi, cambiamo la slide, è un affetto, e chiederci in fondo, e anche fermarci, stare insieme, e in fondo chiederci per chi lo facciamo, per chi lo faccio. Non cosa faccio, ma per chi lo faccio. Allora ciascuno di voi avrà certamente un episodio da raccontare, magari se c'è tempo durante la condivisione voi lo potrete fare. Qualche anno fa io accompagnavo bambini ammalati di leucemia e una bambina di 13 anni ricordo che ci aveva chiesto a un certo punto di essere vestita da sposa. E ci aveva chiesto di essere vestita e ci aveva dato un tempo, erano un paio di mesi prima, ce l'aveva detto, era un sabato. E noi gli abbiamo fatto cucire questo abito, gliel'abbiamo indossato, e questa bambina, quando lei ha indossato l'abito quel giorno, lei ha chiuso gli occhi. Allora noi siamo qui per dire che la partita non è persa. Dobbiamo accompagnare sulla soglia della vita persone che non ce la fanno. E noi vi abbiamo invitati per questo, per stare insieme, per scambiare l'innovazione della cura che ci ispira e dice che c'è una possibilità in più. E se voi avete accettato questo invito così numerosi, significa che è una domanda molto aperta nella nostra società. Siete molto diversi. Noi adesso ascolteremo i nostri relatori e, come chiede il Papa, nel costruire la fraternità, noi nel mondo, anche come testimonianza, abbiamo qualcosa da dire anche e da offrire
alla libertà delle persone, politica anche, e anche all'uguaglianza. Benvenuti a tutti. Bene, diamo la parola a Massimo Angelelli, direttore ufficio della Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana. A te Massimo. Grazie Eminenza per l'invito, grazie a chi ci ha presentato. Ho l'onore ma anche l'onere di avviare questa riflessione e sono molto grato alla Fabbrica di San Pietro e alla Fondazione per aver preso le mosse proprio dal concetto di cura, perché è un periodo che stiamo sperimentando, credo sia un'evidenza, in cui il tema della cura si impone in tanti modi e in tante maniere diverse, ma anche nell'ambito del cammino sinodale che stiamo facendo, un cammino insieme, ci accompagniamo, e anche un tempo di ascolto. Il titolo che è stato dato a questo evento, Chinarsi sulla cura, penso che chi l'ha scelto abbia immaginato, abbia ricordato la radice greca di klinein, proprio di clinarsi, che è la stessa della clinica. Quindi c'è un profondo legame tra il concetto di chinarsi e della clinica della medicina stessa. E perché? Perché c'è un rapporto asimmetrico tra curante e curato. Evidentemente se il curante non si china in un atteggiamento di attenzione sul curato, questo lo percepisce come lontano. D'altronde la simmetria è evidente. Il curante è in piedi, è vestito, è sano, è sicuro di quello che sta facendo. Il malato è sdraiato, tante volte è nudo, percepisce la sua fragilità, è molto impaurito. E questo dice del concetto di cura che va ben oltre l'idea stessa di medicina, perché la clinica, così come l'abbiamo immaginata per tanti anni, in questo momento sfugge. Perché sfugge? Perché da una parte abbiamo quella che potremmo definire una biomedicina, che è una cura della parte, dell'organo, della singola patologia, un richiamo a quello che è un dettaglio. Anche la ricerca scientifica è diventata molto parcellizzata. Dall'altra parte abbiamo la sanità, il sistema organizzato, la comunità che in qualche modo, la comunità sociale, deve pensare a curare la persona. E allora tra questi due scenari, la clinica in mezzo il chinarsi, un pochino è stata penalizzata. La malattia è quell'evento che all'inizio genera solitudine perché irrompe nella vita e la destabilizza. La malattia è quella percezione che io ho di me stesso, del mio corpo, che improvvisamente cambia. E per quanto io la possa raccontare, condividere, sarà sempre soltanto la mia esperienza personale, unica e irripetibile. Questo mi isola in qualche modo e mi fa sperimentare la mia vulnerabilità. Io mi permetto di offrire una distinzione che a me aiuta molto nel riflettere in queste cose. Noi siamo abituati ad utilizzare quasi come sinonimi i concetti di fragilità e vulnerabilità. Io credo che la fragilità vada acquisita come una dimensione antropologica della persona. Siamo strutturalmente fragili, questo non crea nessuna difficoltà, non è che inficia minimamente la persona. Il bicchiere di cristallo è bellissimo, nella sua splendore, ma estremamente fragile. Se il fragile è in sicurezza, vive in eterno, non ha nessuna difficoltà a condividere la sua bellezza. Quando il fragile perde il suo equilibrio, o meglio è messo a rischio, diventa vulnerabile. Allora dovremmo partire dal presupposto che tutti noi viviamo una condizione di fragilità, che è bellissima perché è tipica di ogni uomo e donna che sono sulla terra, che hanno vissuto e che vivranno dopo di noi, e in alcuni momenti subentra una vulnerabilità. È importante fissare questo perché noi siamo molto insoddisfatti, ci lamentiamo di tante cose perché abbiamo dei modelli pressoché irraggiungibili. È come il benessere totale, il concetto di salute come piena condizione. Non lo so se sia mai esistito, forse soltanto sulla carta. Quindi se noi cominciamo ad accettare la nostra fragilità, ne facciamo un buon punto di partenza. Dall'altra parte, diciamo, ci sono i modelli di cura. In questo momento storico
per come si è sviluppata la ricerca scientifica, per come si è parcellizzata, si guarda molto alla parte del corpo, all'organo, addirittura percorsi di specializzazione per una singola patologia, per una singola parte del corpo o una sezione di organo. Dall'altra parte il sistema è molto basato su criteri economici. Il DRG, per chi sa che cos'è, per chi ci combatte ogni giorno, è quella spada di Damocle che gestisce gli equilibri economici in sanità. E dall'altra parte si parla però di presa in carico olistica. Olistica mi sembra un po' difficile da realizzare in questo momento. Se è una dimensione corpo biologica, una psiche, una dimensione spirituale, in questo momento il sistema pensa a curare la singola patologia del singolo organo, tanto che nelle strutture ospedaliere quando abbiamo un paziente con due patologie già lo chiamiamo paziente complesso, no? Poi bisogna vedere dove si colloca precisamente. Nella formazione dei giovani, in particolare negli ultimi decenni, è stata negata una parte dell'idea stessa di cura, che è la relazione di cura, in particolare la dimensione empatica. È stata negata, è stata rimossa, anzi è stata indicata come un grande rischio dal quale bisognava guardarsi, perché altrimenti l'anamnesi, l'intervento, la diagnosi non sarebbero stati oggettivi. Quindi non ti implicare, tieni le distanze. Che cosa ha prodotto questa situazione? Ha prodotto grande insoddisfazione da parte di tutti. Da una parte dei curanti grande frustrazione perché non si riesce nemmeno ad avere un reward, una ricompensa del proprio lavoro. Da parte dei pazienti una grande frustrazione perché non ci si sente curati, forse in alcuni casi anche guariti, ci mancherebbe, siamo molto bravi in questo, però non sempre curati, non sempre accompagnati. E allora quello che forse può ricucire tutto è quello che anche nell'introduzione diceva Padre Francesco, è ricominciare a pensare la cura come relazione. Per me la medicina, il sistema sono persone che curano persone. Tutto il resto è apparato, strumenti, servizio di questi due concetti. Sono persone che si prendono cura di persone e se le persone curanti non stanno bene, non possono nemmeno curare bene le persone che hanno bisogno di essere curate. Quindi bisogna tentare un riequilibrio cominciando proprio dai curanti, perché stando bene loro possono realmente assistere meglio le persone che hanno bisogno. In realtà però non è solo un problema di professionisti, il sistema di cura non passa soltanto per i professionisti della cura. C'è bisogno di una comunità che impari a prendersi cura gli uni degli altri, in forza in particolare per i cristiani, della radice battesimale che ti chiede di andare verso l'altro per amarlo. Non è difficile declinare ama la persona che è a fianco con prenditi cura di lui, prenditi cura di lei. Così si va a configurare una comunità che è capace di farsi carico dei bisogni gli uni degli altri, una comunità che tante volte abbiamo definito ma che potrebbe diventare una comunità sanante. Solo in un contesto di comunità si possono accettare le grandi sfide della vita, come per esempio un tratto terminale della propria esistenza. Ad una malattia che isola deve rispondere una comunità che cura. Oltre all'immagine che ci ha presentato Padre Francesco all'inizio, io vi suggerisco di dare un'occhiata a quell'altro tratto evangelico in cui un gruppo di persone si organizza quasi per fare un danno. Scoperchiare un tetto non è proprio una cortesia, diciamo, a quella famiglia, diciamo, via. Però era così forte il desiderio di questa persona di incontrare Gesù, di essere curato, che una comunità intera si organizza e riescono a portarlo davanti a Gesù. Parimenti, quell'altro paralitico che era alla piscina di Bethsaida non aveva nessuno che lo accompagnasse alla cura. Quindi c'è bisogno di un sistema coeso, organizzato, che non è soltanto il sistema dei professionisti sanitari. I sanitari non bastano. C'è bisogno di una comunità che si organizzi e si prenda cura gli uni degli altri. Per fare che cosa?
Mi permetto di fare una distinzione che riguarda la differenza tra dolore e sofferenza. Dolore è un'esperienza, una nocicezione del sistema biologico che crea un alert e dice qui c'è un problema. Il dolore è utile, forse solo chi si occupa di salute può dire questa cosa, perché in genere fa no, il dolore è utilissimo perché ci avvisa che il sistema ha un alert, c'è qualcosa che non va. Infatti i problemi peggiori sono quelli che non hanno sintomatologia, quindi quelli che non avvisano, diciamo. Quindi il dolore è un'esperienza utile perché crea un danno che crea un alert, e però al dolore noi normalmente possiamo rispondere per via farmacologica. Abbiamo metodi, la ricerca molto avanzata, per rispondere al dolore, contenerlo, mai annullarlo, ma contenerlo in condizioni minime, perché è un altro elemento che ci interessa. E il dolore è quell'esperienza lì. Altra cosa è la sofferenza. La sofferenza è quella dimensione dello spirito, dell'anima, della psiche che mi porta a vivere in maniera positiva o negativa quello che sto vivendo. Banalizzo, mi perdonerete, ma almeno mi aiutate a spiegarmi. Ci sono grandi dolori che non hanno nessuna sofferenza, e ci sono grandi sofferenze che non hanno nessun dolore. Forse vi verrà in mente qualcosa facilmente, insomma. Ecco, una grande sofferenza che non ha un punto preciso dove mi fa male, sono per esempio le sofferenze psichiche, le difficoltà della vita, i momenti di prova, no? A lezione, ragazzi, è più facile dire per esempio i tradimenti. Ecco, i tradimenti sono un grande momento di grandissima sofferenza, ma non è che mi faccia male da qualche parte. Dall'altra parte esistono dolori giganteschi che non creano sofferenza, e qui è facile, insomma, immaginare il parto come l'evento di massimo dolore, ma che crea gioia addirittura, nessuna sofferenza. Qui bisogna tenerli belli distinti, ben distinti entrambi gli scenari, perché a volte diamo risposte incrociate. Quando per esempio incontriamo una persona che vive uno stato di prostrazione, di fatica, di sofferenza forte, magari perché ha subito un lutto o perché ha avuto una terribile notizia di una patologia veramente nefasta, noi rispondiamo chimicamente. Certe volte si danno delle goccine, adesso guardo con timore lo psichiatra, però insomma spero di non essere colpito a mia volta. Però un pochino facciamo così anche in ospedale, no? 10 gocce di Tranquilite che poi passa. È una risposta sbagliata a un problema diverso. Quella persona non ha bisogno di qualche calmante, ha bisogno di qualcuno che gli stia a fianco e l'aiuti a ristabilire una relazione positiva con quello che sta vivendo, con chi è intorno. Quindi bisogna dividere bene queste due cose e capire che la sofferenza in alcuni casi va vissuta, è normale, non deve essere spenta per via farmacologica, ma lo scenario peggiore che possiamo affrontare è che venga vissuta in solitudine. Allora sì che si moltiplica il danno. La solitudine è l'evento moltiplicatore del dolore, della sofferenza. Nel fine vita tutto questo è enormemente amplificato, e cercherò di dare tre criteri e poi concludo il mio intervento. Nel fine vita tutto questo è enormemente amplificato perché non c'è l'obiettivo della guarigione, ma c'è chiarissimamente quello della cura. Quando non c'è guarigione, quando l'obiettivo non è la guarigione, il sistema non è che si arrenda o si senta meno capace o viva quel senso di frustrazione per cui la morte sta sopravvenendo e noi non riusciamo ad allontanarla. La morte è un evento assolutamente naturale, e io parlo per me, grazie a Dio, una certezza, e non è che siamo in guerra con la morte, noi siamo in guerra con il dolore e con la sofferenza inutile, senza senso. Quindi quando arrivano questi momenti, il primo atteggiamento è il rispetto per l'esperienza della persona, e il secondo è la presenza, l'accompagnamento. Noi abbiamo una legge fantastica da circa 12 anni che conoscete come legge 38, che risolve il problema del dolore. Dolore, cure palliative, terapia del dolore, dalla diagnosi in poi.
Ma se è vera la distinzione che io ho fatto prima, chi si occupa della sofferenza? Il sistema non è pronto a prendersi carico della sofferenza, è lì che noi immaginiamo che la pastorale della salute svolga questo servizio specifico, perché non c'è presa in carico del concetto di sofferenza, o almeno in maniera molto limitata. Siamo ancora fermi al concetto di dolore e tante persone vivono questa esperienza in solitudine. Si può morire senza dolore, la legge lo chiede, lo prevede, e noi dobbiamo fare in maniera tale che questa legge sia applicata in tutta Italia, perché in questo momento non è proprio così, ma credo sia molto difficile vivere senza sofferenza. La sofferenza, secondo la descrizione che ho fatto prima, è mitigata da tre ambiti specifici. Il primo è il contesto, il secondo è lo scopo, il terzo è la prospettiva. Primo contesto, le persone intorno a me, gli affetti, la famiglia, ma anche la comunità cristiana, coloro che mi accompagnano. Se io sono solo, se io non percepisco intorno a me persone che vogliono veramente il mio bene e vogliono accompagnarmi, la solitudine potrebbe accelerare la mia voglia di terminare l'esistenza. La seconda è la finalità, è la domanda di senso che è aperta, quella che credo che tutti quelli che hanno incontrato un malato si saranno sentiti fare. Perché? Noi non dobbiamo rinunciare ad accompagnare le persone alla ricerca di una risposta, la loro risposta personale, perché non esiste una risposta a questa domanda di senso uguale per tutti. Ogni malato, ogni sofferente viene accompagnato alla ricerca della sua risposta nella sua condizione. Il terzo elemento è la prospettiva. Che cosa c'è dopo? A che cosa sto andando incontro? È evidente che se io ho una prospettiva di vita oltre questa vita, non mi è proprio così difficile immaginare la morte come passaggio. Cito i mistici perché ci hanno preceduto in certi scenari. Quando Teresa d'Avila dice «voglio vedere Dio», è un desiderio non certo di morire, ma di continuare a vivere in pienezza, di superare quella che addirittura non è l'ultima vita, ma è vista come la parte limitante della vita stessa. Se prendiamo questi tre ambiti, scenari, e li applichiamo all'esperienza di Gesù sulla croce, vediamo che il contesto è al culmine di un cammino che in cui è stato accompagnato dai suoi. Certi, alcuni impauriti, alcuni hanno tradito, ma sotto i piedi della croce c'era Maria. Non era solo Gesù, Maria stabat, e a fianco a lei Giovanni, cioè tutta l'umanità. Gesù, quando ha fatto la terribile esperienza della croce, anche nella delusione, anche nelle tentazioni che fino all'ultimo istante, le provocazioni che ha ricevuto sulla croce, scendi da quella croce e dimostra chi sei, non è mai stato solo, è stato accompagnato. La finalità per cui Gesù ha potuto accettare tutto questo era forte, una motivazione fortissima, redentiva, era il progetto che il Padre gli aveva affidato, perché attraverso la morte potesse vincerla con una nuova vita. Anche noi, se possiamo provare ad immaginare che c'è un progetto di Dio su ciascuno di noi con una finalità fortemente redentiva, allora possiamo trovare il senso della nostra esperienza. E da ultimo, Gesù aveva chiarissimo, credo, nel cuore, nella mente, che quello che stava facendo era un transito, un passaggio, una Pasqua per vivere per sempre riuniti col Padre, e mi sembra una bella prospettiva da condividere insieme. Il cristiano dovrebbe riunire questi tre elementi e cominciare a chiamarli speranza. Il contesto, la finalità, la prospettiva, possiamo chiamarli speranza perché in assenza di uno di questi elementi ci si ritrova nella disperanza, cioè senza speranza, nella disperazione. È possibile che qualcuno decida di porre fine alla propria vita perché mancano elementi di speranza. Non penseremo mai a giudicare queste persone. È assolutamente ingiusto provare ad immaginare che cosa stiano vivendo queste persone.
Nessuno di noi sani in questa sala l'ha mai sperimentato e se mai l'avessimo sperimentato l'abbiamo sperimentato al modo nostro, non al modo loro. E questo ci impone grande rispetto. Gesù è morto con dolore, con grande dolore, ma ha potuto accettarlo perché era sorretto dalla speranza. La nostra medicina toglie il dolore, ma tocca a noi, comunità, dare speranza. Tocca a noi, comunità cristiana, colmare questo vuoto e questo è quello a cui siamo chiamati. Grazie. Grazie Monsignor Angelelli per la chiarezza, anche per le suggestioni tra persone che curano persone, comunità sanante e poi tutta la struttura della sua relazione che ci consegna come anche meditazione. La parola adesso invece al professor Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeutica. Allora provo a consumare i primi 2 minuti dei 20 che mi sono stati concessi per rilanciare un appello fatto a marzo 2022 da Lancet e dalla commissione di esperti dell'Associazione Mondiale degli Psichiatri. C'è una condizione di non salute che è la più onerosa nel mondo, cioè costa tanto, che è la più frequente, che è la più universale, che è anche la meno curata e si chiama depressione. Nei paesi ad alto reddito una depressione su due non viene riconosciuta e non viene curata. Questo è straordinario. Nei paesi a basso reddito arriviamo all'80-90%. C'è un mondo di sofferenza che non viene visto. La depressione costa tantissimo. Secondo l'OMS è ciò che impatta di più per quanto riguarda invalidità, sofferenza, divorzi, violenza, problemi di ogni tipo, mancate giornate di lavoro, non carriera. La depressione costa tantissimo in termini sanitari e umani. Dunque è una grande sfida che ci attende, quello di cominciare a vedere un mondo di sofferenza che non viene visto, e questo però riguarda totalmente la salute mentale, che dopo la pandemia è ancora più interessata. L'ultimo rapporto di Wirleg e colleghi, pubblicato pochi giorni fa, denuncia un incremento senza precedenti dell'area della depressione, dei disturbi d'ansia, del gaming, del gioco e del gioco d'azzardo patologico e dei ritirati, cioè coloro che smettono di vivere e si chiudono, soprattutto giovani, nelle stanze tecnologiche. La salute mentale, diceva l'OMS prima della pandemia, ancora di più dopo il trauma pandemico, è il fardello più significativo per ogni sistema sanitario nazionale di ogni paese di tutto il mondo. Dunque la salute mentale diventa un obiettivo formidabile sul quale dobbiamo lavorare. La non salute mentale brucia il 4% in media del PIL di ogni nazione. Qualcosa di impressionante. E dove affonda? Qual è la radice di tutto questo? Non è facile semplificarlo. Però c'è un tema che voglio portare alla vostra attenzione, e il tema è questo: cosa significa curare nella salute mentale se non relazioni? Buone relazioni fanno buona salute mentale, cattive relazioni fanno cattiva salute mentale. C'è uno studio canadese bellissimo che più o meno dice così: dimmi come stai combinato con i tuoi vicini di casa e ti dirò che salute mentale hai. E questo ci inquieta un po'. Allora, per centrare questo tema della relazione, ho preparato per voi 2 videoclip brevissime, quindi vediamo la prima, se possibile. Sì. Si vede? C'è lei che si lamenta, che lui lavora troppo, la lascia sola, lui le mette una mano sulla mano. La guarda. Non è una cosa.
che questo rappresenta la grande crisi della relazione interpersonale dei primi due decenni del terzo millennio. Tutti gli osservatori sostengono che la relazione interpersonale è in grande crisi in tutti gli ambiti. Facciamo fatica, la relazione costa tanto. Ci guardiamo negli occhi e non ci comprendiamo più. E la tecnologia, che se da un lato sembra venire in salvezza, avete visto durante la pandemia? Tutti i nostri ragazzi kikomori, smart working, aperitivi virtuali, tutta la tecnologia sembrava venirci in aiuto, eppure tutti i dati ci dicono che nonostante siamo sempre più connessi, più informati, più contattati, abbiamo un sacco di chat, di cose, eccetera, il senso di solitudine, l'esasperazione esistenziale della solitudine è in incremento, specialmente nei giovani. Abbiamo fatto uno studio durante la pandemia sugli adolescenti a Roma, i più smart sui social avevano punteggi più alti nella loneliness, che vuol dire solitudine percepita, e la loneliness è uno dei fattori di rischio del disagio giovanile. Nonostante siamo estremamente connessi, credo che viviamo il tempo di una grande solitudine. Guardiamo un'altra clip, la 2. Lui gusta qualcosa, lei senza dire una parola sembra far capire che ha un bisogno, lui capisce ed è subito generoso. Ma lei ha un bisogno più profondo e lui capisce anche il bisogno più profondo. With that crispy, crunchy peanut buttery taste, break out of the ordinary into a Butterfinger from Nestle. E questo, vedete, sembra dire due anziani sono ancora in grado di capirsi. Non è empatia, è molto di più, è compassion, è compassione. Riesco a leggere la tua sofferenza, riesco a leggere la tua sofferenza più profonda, riesco ad essere solidale con te. Allora, il tema della relazione è il tema centrale nelle cure per quanto riguarda la salute mentale. Curare le relazioni significa prevenire il disagio, significa curare il disagio, persino riparare l'abuso, le relazioni ferite. Sappiamo che, per esempio, l'adolescenza è molto più significativa e importante dell'infanzia. Nell'infanzia puoi aver subito un sacco di trascuratezza, puoi aver avuto tanti problemi, forse sei stato anche abusato, violato, ma se nell'adolescenza qualcuno ti vede e recupera con te una relazione sana e risanante, tu puoi riprendere la tua strada. Quindi le relazioni prevengono, le relazioni curano, le relazioni feriscono, le relazioni ammalano. E questo è il tema centrale. Ancora qualche minuto sui giovani, perché la pandemia ci ha rivelato che esiste una categoria che è stata invisibile e che nel 2020, sul fine del 2020 e nel 2021, è esplosa nel suo disagio. Tutti gli indicatori ci dicono che è aumentata. Per esempio, c'è un indicatore che voglio dire, molto scioccante dal mio punto di vista. Nel 2020 e poi di più nel 2021, noi psichiatri, neuropsichiatri infantili, abbiamo prescritto più del 20% dell'anno precedente di antipsicotici nella fascia tra i 12 e i 17 anni per controllare i comportamenti oppositivi, provocatori, dirompenti, distruttivi, il tagliarsi, il tentare il suicidio dei nostri giovani. Però anche qui voglio dare un messaggio. Guardiamo la terza clip. È notte, lui sembra emettere comportamenti antisociali, è un ragazzo che viaggia di notte, avrà 15 anni, non dovrebbe stare lì, ha una bomboletta in mano, imbratta. Rientra a casa, è l'alba. La mamma lo guarda disperata o rassegnata.
va nella stanza della sorella. Che è ammalata. Apre la finestra. Ed ecco cosa ha fatto tutta la notte. Ha preparato un grande incoraggiamento alla sorella. Questo per dire che noi vediamo i nostri giovani più fragili, più addolorati, più deboli, più disgraziati, più cattivi di quelli che sono. In realtà c'è tanta, tanta antifragilità nei nostri giovani, che è diversa dalla resilienza, è proprio antifragilità, una capacità di adattarsi e di tirare fuori il meglio. Dobbiamo soltanto curarli e avere pazienza. Allora, tanto disagio giovanile, tanto più noi dovremo impegnarci in relazioni autentiche con i nostri ragazzi. E chiudo con l'ultimo concetto, che è questo. Che significa dunque cure nella salute mentale? Allora, negli ultimi 3 decenni è successo qualcosa di straordinario che riguarda tutta quell'area che si chiama psicoterapia cognitivo-comportamentale, una rivoluzione, la terza rivoluzione viene chiamata, perché la psicoterapia ha scoperto, è entrata in dialogo con grandi tradizioni spirituali ed ha scoperto in modo scientifico parole come perdono. Se voi andate su PubMed, che è la raccolta degli studi scientifici, quindi veri, pubblicati, troverete negli ultimi 2-3 anni 500 lavori sul perdono. Compassion, compassione, mindfulness, consapevolezza e persino valori. Parole che a noi ci appartengono, che invece adesso stanno animando la rivoluzione cognitivo-interpersonale in questo momento nel mondo e anche in Italia. Noi in Italia stiamo producendo tantissimi lavori su questo. Il punto centrale è compassione. Esistono persino psicoterapie ben validate scientificamente fondate sul tema della compassione, che non è pietismo, buonismo, è molto di più, è capacità di leggere l'altro, capacità di vederlo, capacità di essere, di prendere in mano quella situazione, così come successe nel testo di cui parlava Padre Occhetta meravigliosamente, no? Chi ha fatto bene a quel disgraziato che è stato malmenato e azzoppato e buttato per terra? Colui che ebbe compassione, dice il Vangelo. Usa il termine compassione. Ed è proprio questo il punto centrale, la compassion. Noi ce l'abbiamo dentro questo. Tenete presente che c'è uno scheletro di una donna dell'Homo erectus 1.600.000 anni fa in Kenya, trovato. Questo scheletro dimostra chiaramente che questa donna non poteva sopravvivere così a lungo se qualcuno l'avesse difesa dai predatori, nutrita, riscaldata, accudita. Il sistema delle cure, il grande sistema di accudimento, che è un sistema motivazionale formidabile che noi abbiamo dentro e che ha come tema centrale la compassion, che ha tutta una sua neurobiologia, era un sistema già presente. Addirittura 1.800.000 anni fa abbiamo un altro scheletro trovato in Georgia che dimostra che quel poveraccio, così come il malcapitato del Vangelo, fu accudito, fu nutrito perché non poteva mangiare, in qualche modo riuscì a nutrirlo, a difendere dai predatori, ed erano tutti e due adulti, non prole. Dunque la compassione è il tema centrale delle cure ovunque, nella salute mentale in modo specifico e particolare. E questo appartiene al nostro sistema, il nostro cervello è calibrato sul tema della compassione. Noi siamo pronti per essere compassionevoli. Dobbiamo non spegnere questo dentro di noi. E chiudo con l'ultima clip, proprio per dire questo. È dentro di noi già da bambini. Lei sta aspettando il fratellino che torna dalle cure oncologiche, dall'ospedale, e immagina come accoglierlo. Thank you.
in questo scambio, i capelli in cambio del cappellino, c'è tutto il tema della compassione. Questo è dentro di noi, sta a noi conservarlo. Grazie al professor Cantelmi. Questo invito a liberare la compassione, insomma, e aiutarsi a farlo è anche il desiderio che abbiamo noi oggi qui insieme. La parola adesso alla Presidente Enoch, Presidente dell'Ospedale Bambino Pediatrico Bambino Gesù. A lei la parola. Un momento molto bello della mia vita, sono anni, si immagina, finali, ma è un momento splendido, perché sto vivendo in un ospedale, un grande ospedale, dove tutte le cose che si vedono un po' in negativo si stanno trasformando in positivo, come un laboratorio, come un grande laboratorio di possibilità e di innovazione. Quindi quello che io oggi sento e che cercherò di comunicarvi è davvero il futuro verso il quale noi dobbiamo andare. E come ogni futuro deve avere positività. Guai a costruire un futuro sulle negatività che ci stanno rendendo difficili il momento, ma su quello che noi dobbiamo vedere, su quello che noi dobbiamo costruire. Perché noi in ogni modo siamo fatti per il futuro, non per i termini umani, ma per i termini anche intellettuali. Ognuno di noi dà qualche cosa che serve per il futuro. È cominciata una ruota, poi si è arrivata la macchina e poi così via. Ma se qualcuno non avesse inventato la ruota, probabilmente oggi non avremmo alcuni mezzi. Noi oggi abbiamo un'altissima tecnologia, ma non è nata dal nulla, è nata da tanti piccoli sforzi che insieme hanno portato e porteranno altro, e che noi non dobbiamo vedere come qualche cosa che va contro, ma dobbiamo invece vedere per tutte le positività che può avere, perché sennò diventiamo un po' antiscientifici, no? Per cui abbiamo timore che tutto quello che è innovazione possa in qualche modo fare male all'umanità. Si tratta sempre di come si usano i mezzi. È un problema non di mezzo, ma di utilizzazione. Il tema della compassione e del chinarsi è un tema che tutti noi che viviamo di questa dimensione, noi sentiamo. Qualcuno perché lo fa direttamente, qualcuno perché invece lo fa perché la scatola dentro tutto quello che può essere fatto stia in piedi, perché anche questo è un atto molto molto importante. E tutto questo nasce è una compassione che rimane veramente sempre questo, è vero, patire insieme ma anche gioire insieme, anche sperare insieme. Perché anche quando siamo di fronte a una persona, non per buonismo, non per spiritualismo, ma per verità, noi dobbiamo portarla a sentire che con lei condividiamo la sofferenza, ma condividiamo la speranza, condividiamo le piccole gioie che anche nella sofferenza ci sono. Si incontrano in quel momento due umanità, l'umanità di chi è curato, l'umanità di chi cura. Io vorrei ricordare a tutti però che molte volte chi cura può avere dolori e problemi grandissimi come chi è curato. E quindi viene sempre richiesto molto, ma quante volte persone che quel giorno sono chiamate a curare, hanno bisogno di essere curate, perché dentro hanno dolori, hanno sofferenze, hanno problemi, perché non sanno come arrivare alla fine del mese, perché il marito le ha lasciate con 3 figli, ecco, e perché c'è una malattia grave in casa. Ecco, non idealizziamo il mondo tra colui che è steso e colui che è in piedi. Non idealizziamolo, perché non è così. Sono due umanità che molte volte soffrono e soffrono insieme, anche se in ruoli diversi, ma soffrono. E questo fa capire anche allora a chi è curato che ha di fronte un uomo vero,
non ha di fronte un'immagine, qualcuno che sta al di sopra di tutti perché ha la scienza, ma un uomo come lui, che magari sembra burbero ma soffre tanto, perché ha tutti i problemi che anche gli altri possono avere. E magari uno soffre tanto perché ha male una gamba, e invece chi lo cura magari ha dei problemi gravissimi da sopportare. Ecco, questo è il primo atteggiamento che rende vero, secondo me, il rapporto di compassione, di empatia, perché sono due umanità che si incontrano, non sono due ruoli. Guai identificare sempre nel ruolo: lui è il medico, lui è l'infermiere, io sono il malato, io sto col pigiama, lui sta col camice. Ecco, cerchiamo di uscire da questi ruoli, e noi dobbiamo far uscire, noi siamo i primi che dobbiamo dire anche la nostra verità, perché un giorno non possiamo dire al malato: guardi, anch'io oggi funziono poco, abbia pazienza se sono poco gentile. Perché questa è una verità, è impossibile essere perfetti, sempre sorridenti. Cioè, è un'immagine che ci siamo data noi, ma poi non riusciamo a realizzarla, e così è ancora peggio, secondo me. Quindi diciamo anche la verità, condividiamo, viviamo insieme tutto questo. Il secondo motivo è: ma come si fa a fare alzare chi è disteso? Perché non è che noi possiamo pensare che stiamo sempre lì, uno sta a letto e l'altro sta sopra, no? Citava in una catechesi o in un angelo, non ricordo bene, il Papa la guarigione della suocera di Pietro. Allora, Pietro va, chiama Gesù, perché la suocera ha la febbre, sta male, forse era anche un po' anzianotta, e Gesù va, dà una mano e la fa alzare. Non la fa guarire soltanto, gli dice: beh, oggi non hai più la febbre, adesso stai lì a fare un po' di convalescenza, ma simbolicamente la fa alzare. Allora, io mi sono chiesta, oggi chi può fare alzare? Certo, i miracoli esistono ancora, ma nella norma non abbiamo sempre qualcuno che fa alzare. E poi anche Gesù ha fatto i miracoli su alcuni, ma non ha guarito il mondo, non era possibile questo. Ecco, allora io ritorno al tema della scienza, perché ha detto Paolo VI, la più grande carità nella medicina è la scienza, nella cura dell'uomo è la scienza. E noi qualche volta dentro abbiamo ancora un po' di queste tradizioni, no? Di vedere la scienza con un po' di difetto, con un po' di ma sai poi cosa faranno. Ecco, allora non è che dobbiamo affidarci alla scienza così ad occhi chiusi, ma certamente la dobbiamo valorizzare e dobbiamo aiutare. Dobbiamo investire nella ricerca scientifica, nei giovani che fanno ricerca scientifica. Io non potrò mai dimenticare, nei primi anni in cui ero al Bambin Gesù, un giovane ricercatore che un giorno mi ha detto: vede presidente, io ho in mano questa provetta, ma sappia che dietro questa provetta io vedo un bambino, perché so che c'è un bambino. Questa è la forza anche dei nostri giovani, come diceva il professore, che fanno ricerca. Noi abbiamo sempre questa idea, i giovani, ecco, hanno una passione, guadagnano pochissimi soldi, vergognosamente sono pagati pochi. Ecco, dedicano ore e ore e ore, e non hanno neanche la soddisfazione di vedere il bambino che sorride, no? Ecco, loro devono traslare tutto questo, traslare nel capire che cosa serve quello che loro fanno. Ed ecco la medicina traslazionale, che parte sempre dal bisogno della persona, che cerca il modo per risolvere quel problema e che ritorna alla persona. Quindi non una ricerca scientifica solo per pubblicare e avere i premi, ma una ricerca scientifica che veramente serve all'uomo. Io vi posso assicurare che oggi al Bambino Gesù ci sono dai 500 ai 600 ricercatori, quindi una grande popolazione di chi fa ricerca. I laboratori sono visitati da mezzo mondo proprio per le componenti che hanno, e ci vuole l'uomo, ci vuole la tecnologia, ci vuole tutto, perché non basta il gesto. Cioè,
se dobbiamo fare della ricerca abbiamo bisogno, e abbiamo bisogno anche di investimenti perché tutto questo avvenga. Basta che questi investimenti non siano fatti solo per la gloria personale, ma siano fatti invece per il bene comune. E questa è una formazione che lentamente dobbiamo dare, è una formazione che dobbiamo fare passare. E io non so, vi assicuro che è possibile. Se voi voleste venire un giorno, io faccio incontrare un gruppo di ricercatori, adulti, giovani, ecco, voi vedreste una passione dentro che vi stupisce. Poi naturalmente ci sono i personaggi, coloro che amano fare i personaggi, e qui è come nella realtà umana, e i peccatori ci sono, siamo tutti, no, quindi non possiamo pensare al perfetto. Ma non individuiamo nell'unico che fa un po' il personaggio l'unica, allora tutto è negativo nella scienza. No, non è così. Non è assolutamente così. E se noi non facessimo un continuo percorso di ricerca e di innovazione, veramente non faremmo il bene dei nostri malati. Possiamo sorridere, possiamo essere gentili, cose importantissime, ma sapete cosa chiede una persona, una famiglia, quando porta un bambino in ospedale? Prima di tutto, che sia guarito. Poi, se non può essere guarito, certo va curato. Ma prima di tutto la speranza è che sia guarito. Perché questo è il fine per cui vengono con fiducia, con un'aspettativa. Poi molte volte non guarisce. La medicina oltretutto non è una scienza esatta. E quindi molte volte non guarisce. Allora si curerà, si motiverà. Qualche volta muore. E allora bisognerà fare un accompagnamento. Un accompagnamento anche in un senso umano molto forte. Io ricordo che un giorno c'era una coppia che conoscevo, è una bambina grave, la conoscevo, me ne avevano parlato, e vado nella camera dove il papà e la mamma erano vicino con la bambina, la mamma aveva la bambina piccola in braccio, il papà le teneva alla spalla e dietro c'era un nonno. E nella camera c'ero io, un'infermiera, un medico, nell'assoluto silenzio. Quindi senza parole. A un certo punto, quando abbiamo visto sul monitor che la curva era finita, si era appiattita, io mi sono avvicinata e ho detto alla mamma: il nostro ospedale ha fallito, non siamo riusciti a fare nulla per Matilde. E lei mi ha risposto: no, non dica così, era appena morta la bimba, perché Matilde qui ha avuto tanta cura, tanta speranza e tanta dignità. Ecco, allora io veramente ne sono uscita sconvolta, sconvolta da questa madre, dalle cose che aveva detto in quel momento. La bimba aveva 2 anni, quindi insomma è un momento anche difficile, e ce ne sono anche tanti. Quindi io sono una grande così voce, una piccola voce che vorrebbe dire invece cose importanti, perché noi ci mettiamo veramente a fare una ricerca. E poi tutto questo sapere che abbiamo acquisito, però non lo teniamo per noi, per essere l'unico ospedale dove si cura questo e così tutti vengono da me. No, no, no. Tutto quello che noi sappiamo noi lo dobbiamo donare. Perché cosa c'è più bello di donare il proprio sapere? C'era un proverbio brasiliano che diceva, e che io amavo molto: quando vai incontro a un povero, cerca di non avere le mani piene di cose, ma stai un po' libero per poterlo abbracciare. Ecco, allora anche il nostro sapere deve essere comunicato, e questo, a mio avviso, è uno dei compiti oggi degli IRS, del mondo della sanità, di tutto quello che voi volete, mettere insieme, comunicare, ma non solo a fini scientifici, no? Si fa molto ed è molto bello, ma proprio anche a fini di conoscenza. Per cui portare, ad esempio, in paesi dove di sapere non ce n'è molto, non portare le cose, no? Quindi vengo a farti io l'intervento, ti porto io la macchina, ti porto io tante cose. Vengo e ti porto quello che io so, e quello che io so te lo dono.
e insieme poi allora potremo fare un percorso, un cammino. Ma se io non ti dono quello che so e ti dono solo una macchina, cosa ci fai tu? E domani tu avrai sempre bisogno di me, ma tu non devi avere sempre bisogno di me, tu devi essere autonomo, tu devi crescere. A un certo punto sarai tu che potrai dare cose agli altri. Ecco, questa è la ricerca scientifica e questo è il fine della ricerca scientifica, è la vita, è il benessere ed è la condivisione. E un altro tema sul quale io credo che oggi dobbiamo molto riflettere è quello della umanizzazione della medicina. È una parola ormai diventata di moda, umanizzare la medicina. Beh, insomma, medicina è fatta su uomini, da uomini, quindi insomma, non è che ci siano gli scimpanzé. Per cui cosa vuol dire umanizzare la medicina? Per me la medicina oggi va personalizzata, non per me che non conto niente, ma per quelli che ne sanno più di me, va personalizzata, perché voi sapete bene che il nostro DNA è fatto da cellule diversissime. La ricerca genetica ci porta a capire che ogni persona è diversa dall'altra e quindi oggi anche le cure devono mirare a quel tipo di paziente con quel tipo di malattia. Voi direte, è un sogno. No, no, no. Si sta camminando e si sta lavorando perché questo avvenga. Ma la personalizzazione vuol dire anche che ogni persona è diversa dall'altra. Quindi non si può fare un'identificazione. Allora, tutti a letto, tutti così, tutti... Perché non è verità questa. C'è questo aspetto fisico, c'è l'aspetto psichico e c'è l'aspetto spirituale, non religioso. Può essere religioso o no, ma comunque lo spirito c'è in tutti, perché è una parte dell'uomo. Ecco, allora a questo punto personalizzare la medicina, personalizzare la cura, vuol dire davvero curare tutto l'uomo. Una parola che oggi forse anche questa è abusata in maniera olistica, ma è la cura di tutto l'uomo. E questo deve far parte della formazione dei medici, del personale, di tutti quelli che, di quelli che gestiscono le strutture. Perché ho sentito molto parlare di relazione, anch'io ci credo moltissimo, e di tempo di relazione. Ma guardate che uno dei problemi che oggi succede è che non c'è proprio il tempo per il medico o per l'operatore di parlare, perché sono messi dei tempi di profitto, no? Quindi tu devi fare un'ecografia in 12 minuti, compreso vestirsi, no? Tutta una roba così, come fai a spiegargli cosa questo ha? Cioè, signora, poi le do il referto, leggi il referto, non capisce niente, allora va da un medico e così ricomincia questa catena costosa e nello stesso tempo che non ha dato al paziente nulla di buono. Questo è un altro sistema che chi gestisce ospedali, chi gestisce strutture, deve mettersi in testa, perché questo è personalizzare la medicina. E non corriamo dietro sempre soltanto a una specie di iperprofitto. Certo, le strutture devono essere sostenibili e non esiste la non sostenibilità, non si può. Ma la sostenibilità deve essere sempre messa a confronto con la capacità di cura e con la personalizzazione, perché vi assicuro che anche a conti fatti, se invece di 12 minuti il medico ci mette 25 minuti, quei 12 minuti sono assolutamente remunerativi per la soddisfazione del paziente. Poi noi diciamo anche di più, perché il paziente sa di essere stato preso in carico, perché quello a cui manca oggi è la presa in carico sino in fondo. Allora chi si occupa di sanità deve imparare a fare questo cammino di presa in carico dall'inizio, dalla prima visita al percorso, per cui cominci a fare la diagnosi, poi arrivi alla riabilitazione e tu sai che sarai preso in carico da quella struttura dall'inizio alla fine.
Magari non avverrà lì, ma non importa, non sarai lasciato solo in questo percorso. Perché la solitudine, è vero, è una solitudine esistenziale. Molte persone quando stanno male, vi devo anche dire che vogliono un po' stare sole, ecco, perché ognuno ha anche le sue reazioni, il suo modo di vivere, anche la malattia, il dolore, no? Ecco, io per esempio una cosa che ho imparato moltissimo da Papa Francesco, ho imparato tantissime cose, ma insomma anche questa, è la sua capacità di silenzio di fronte al dolore. Il Papa ha incontrato oltre 100 bambini con le famiglie e se devo dire che abbia detto 10 parole, vi dico che ne ha dette tante. Abbracci, ascolto, tanto ascolto, nessuna parola da prete, no ma il Signore è buono, vedrai, ecco niente, vogliamo queste parole. Perché poi non fanno neanche bene, no? Cosa volete? Uno sta male, sai? Gli dice, ma sì, poi il Signore è buono. Ecco. Silenzio, compassione, nel senso che si vedeva insieme. Un giorno uscendo da una camera, io gli ho detto, ma questi genitori non accettano proprio la situazione del bambino. E lui mi ha guardata e mi ha detto, perché secondo lei è facile? Ecco, questa è la verità, questa è l'umanità. E tutte le persone che lui incontrava, l'ho visto anche adesso, 2 mesi fa, con i bambini ucraini, anche lì, tutti volevano sapere la storia, no? Ma perché ha perso il braccio, come ha fatto, cosa è capitato? E queste persone che già avevano dentro tutto questo dramma, meno che raccontare di nuovo la storia, avevano voglia. Il Papa non ha chiesto nulla, nulla. Ecco, ha sorriso molto, è stato molto vicino, ma mi ha detto più volte, però voi vi impegnate a guarire questi bambini, ecco, a guarire, e a guarire ogni bambino, ogni adulto, ogni anziano, col suo nome, col suo cognome, con la sua storia personale, perché l'anamnesi non è soltanto una raccolta di dati di salute, ma è una raccolta di una storia e ci vuole la capacità e l'insegnamento a ascoltare questa storia e ad aiutare a raccontare questa storia. Perché sapete che uno abbia avuto il menarca a 12 anni non cambia la vita, ma che uno abbia avuto un'esperienza, ad esempio, di violenza, un'esperienza di non comprensione. Ecco, ma sapete questo quanto può incidere sulla salute delle persone? Ecco, allora io credo e spero che da questi bellissimi incontri che il Cardinale Gambetti con Padre Francesco stanno portando avanti nella prospettiva di un giubileo che è certamente dedicato agli uomini, alle persone. Perché non dimentichiamoci mai che noi abbiamo un Dio che si è fatto uomo. Quindi quando mi dicono, no ma prima c'è Dio, io dico sì, ma il nostro Dio si è fatto uomo. Quindi quando noi onoriamo l'uomo, in realtà onoriamo Dio. Gloria Dei, homo vivens. Ecco, io credo che oggi ho pasticciato nel dirvi le cose e chiedo scusa, ma siccome io ho dentro una grande voglia, no? Di poter comunicare quello che può essere positivamente cambiato, anche in un confronto, anche in un sereno confronto, ecco, però non continuiamo a dire va tutto male, ma noi cosa facciamo per far andare bene? Perché questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare. E davvero quel poco che facciamo, credetemi, l'ho visto, io faccio questo mestiere da 50 anni, ecco, quindi in esperienze diversissime, profit, non profit, non ho fatto gli ospedali religiosi perché vengo sempre citata per questi motivi. In realtà ho fatto il manager nel mondo normale. Ecco, quindi e l'ho sempre visto. E vi devo dire che più gli anni passano, più le cose, è vero, si complicano, c'è stata una pandemia, un dramma, ma se io vi dovessi dire, la medicina
La cura fa grandi passi in avanti. Poi dipende da ciascuno di noi viverla nel modo migliore e portare le esperienze più positive che si possono portare. Ma anche quando facciamo i simposi, anche quando ci troviamo tra di noi, cerchiamo di dire cosa possiamo fare di meglio, cosa possiamo fare per il futuro.